Siamo qua con l'ingegnere Renato Secchetti, sempre al centro protesi di Vicorso di Budrio, nella parte ausili. Perché c'è questo settore molto importante in questo centro protesi dell'INAIL? Ma circa 22 anni fa, alcuni assistiti ci hanno manifestato la necessità di avere un servizio ausili svolto nei loro ambienti domestici, cosa che non era così frequente almeno a quel tempo e ancora oggi purtroppo non è così frequente. È l'ambiente poi dove la persona incontra i problemi ed è lì che bisogna andarli a risolvere. Allora abbiamo sviluppato, come dicevo, circa 22 anni fa, un'area ausili che si articola in quattro settori. Qui siamo negli ausili riguardanti la mobilità in orizzontale, in verticale, quindi con carrozzine elettriche, carrozzine manuali, carrozzine sportive. E gli altri settori invece si articolano, riguardano la mobilità con veicoli, intendendo con veicoli tutto il percorso che parte dal momento in cui la persona subisce un infortunio e quindi la sua patente di fatto non è più valida e c'è una riclassificazione o una riacquisizione di una patente di guida, quindi insegnamento all'uso, simulatore di guida. Guida di automobili, guida di motocicli, guida anche di mezzi agricoli come trattori o di imbarcazioni per persone che ad esempio hanno subito infortuni nell'ambito della pesca, ad esempio, no? Ecco. E gli altri due settori si articolano in un settore per la cura e igiene della persona, quindi c'è una particolare attenzione per quelle gravi situazioni da lesioni da decubito che purtroppo si verificano con una certa frequenza nel caso di paraplegia e tetraplegia, se non c'è attenzione alla prevenzione a questi aspetti. E infine l'ultimo settore, molto importante anche questo, che è quello dell'informatica e della domotica, dove c'è la tendenza a creare ambienti automatizzati nel caso di gravi patologie invalidanti che non permettono una gestione dell'ambiente circostante. E l'apertura, il passaggio è stato quando alcuni anni fa, attraverso l'erogazione di computer controllati anche a bordo della carrozzina direttamente, c'è la possibilità di controllare l'ambiente circostante, ma accedere all'utilizzo di un computer tramite joystick. Quindi, ad esempio, la possibilità di leggersi il quotidiano direttamente sul computer, leggersi un libro, comunicare ad esempio direttamente con una sede dell'istituto o tra amici, come facciamo molti di noi, e attraverso l'utilizzo di un computer. Quindi noi chiamiamo nel caso di un infortunio fresco, tra virgolette, quindi recente, una persona che ancora non ha una completa visione di tutta le possibilità, il percorso di prima visita, percorso di prima visita dove, che è costituito da un medico, da un tecnico, da un riabilitatore e tutti insieme si prendono in carico la persona e insieme si va a vedere quali sono le migliori soluzioni per riportare la persona la più integrata possibile nel contesto sociale. Come fa una persona, un utente che si trova magari con una condizione di disabilità ad accedere a voi? Questo è importante da sapere. Sì, è un percorso semplice perché diciamo che la sede, l'assistito, prendono un contatto con la nostra reception. E poi in maniera abbastanza rapida, quindi i tempi sono anche brevi, specie nel caso di prima fornitura, quando dico brevi intendo dire pessimisticamente di un paio di settimane, e la persona viene, accede alla nostra struttura, può accedere in regime ambulatoriale, quindi va e viene se le condizioni glielo permettono. Chiaro che se è una persona molto grave si può programmare un percorso di permanenza all'interno della struttura che può essere di un paio di giorni, 2 o 3 giorni. Ma questo va bene per prendere un primo contatto, poi la decisione ultima è anche quando un tecnico o l'equipe
della sede insieme ai tecnici del centro protesi, accedono a, nella casa dove la persona vive per, come dire, la fase di messa a punto proprio dell'ausilio, e questo è l'altro passaggio importante che ci caratterizza e che direi un po' forse in maniera presuntuosa siamo forse una delle poche, se non l'unica struttura che accede alla casa delle persone per dare soluzione a questa tipologia di problemi. Cioè, questo è importante perché voi non producete carrozze o ausili, cioè, quindi voi le adattate, lavorate insieme al paziente, all'utente, per creare la condizione migliore, giusto? Giusto. E in questo caso voi andate anche magari a trovare delle soluzioni innovative. Certo. Che poi magari vanno a ribaltarsi su altri utenti. Certo. Ma noi giustamente non siamo costruttori di carrozzine, ecco. La carrozzina, esistono delle schede che permettono di trasmettere i nostri bisogni, quindi la situazione della persona, all'azienda, e l'azienda ci costruisce questa carrozzina. Il nostro compito è individuare il prodotto giusto e insegnare il corretto utilizzo dell'ausilio che andiamo ad erogare. Più è complesso l'ausilio, più importante è l'insegnamento all'uso di questo ausilio, perché diversamente si rischia di, io direi, lo mettendolo tra virgolette, di spendere male soldi, denari pubblici. Quindi bisogna spendere meglio delle possibilità, e quindi l'insegnamento è fondamentale, come dire, nel successo nel successo applicativo dell'ausilio. Noi abbiamo anche delle collaborazioni per sviluppare dei nuovi prodotti, non solo in ambito sportivo, ma anche nella vita di tutti i giorni, e proprio perché abbiamo, come dire, in mano i bisogni dell'utenza, li conosciamo bene i bisogni dell'utenza, e quindi da questa informazione, da questo know-how, sappiamo quali devono essere le caratteristiche tecniche dell'ausilio. E quindi da un lato questo aspetto e dall'altro lato l'insegnamento all'uso sono dei requisiti che ritengo siano fondamentali per il successo applicativo di un ausilio di questo genere, anche il più semplice, quindi anche non voglio dire anche una carrozzina delle più semplici, se ben configurata, se ben caratterizzata, e poi permette una maggiore autonomia della persona, quindi anche piccole cose poi possono avere un peso importante. Quanto è cambiato il livello di autonomia delle persone con disabilità, non so, nell'arco di 10 anni, sia grazie alla tecnologia, ma grazie anche al lavoro che voi fate quasi personale, no? Eh sì, diciamo che il lavoro che noi facciamo è parte da un progetto condiviso con la persona, e poi dopo si cerca con la persona di arrivare a dargli la massima autonomia. C'è stata una grossa evoluzione, da un lato tecnologica, ma anche di motivazione delle persone. Io metto la motivazione delle persone su un livello addirittura superiore della tecnologia, perché se una persona vuole fare una cosa, diciamo che la fa. E questo è molto importante per il successo, diciamo, del reinserimento della persona nel contesto sociale. La massima espressione di volontà, io la chiamo proprio così, è quando portiamo, mi permetto di dire così, questi ragazzi negli ambiti sportivi, no? Quindi dalla handy bike al monosci, dove in particolare col monosci, che sono fresco quindi di esperienza anche di quest'anno, così, dove le persone ci dicono: ah, io sono tornato a fare quello che facevo prima, e magari ha una grave paralisi. Il fatto di scendere su una pista con un monosci è una soddisfazione che, cioè, nonostante siano parecchi anni che faccio questo mestiere, mi è capitato poche volte di palparla, di toccarla così direttamente. Così come certi ausili un pochino più evoluti che escono un po' dalla norma e che ci fanno un po' guardare avanti, no? Parlo e penso all'utilizzo di materiali compositi nella costruzione di carrozzine che le rendono particolarmente leggere, oppure
l'evoluzione delle carrozzine elettriche verso le due ruote, non le più l'utilizzo delle quattro ruote. Anche questo non è per tutti, però voglio dire è un bel segnale in un settore dove la ricerca non è così ricca come potrebbe essere, faccio un parallelo, la telefonia, che considero un settore molto ricco. E quindi noi dobbiamo essere attenti e bravi a raccogliere da questi settori più evoluti, più ricchi, le innovazioni per portarle nel nostro settore. L'esempio delle batterie è uno di questi, no? Le batterie una volta si facevano al piombo, oggi le batterie delle carrozzine elettriche sono agli ioni di litio o comunque nelle versioni anche più contenute al gel, che è sempre una grossa evoluzione. Questa caratteristica di ente, quindi istituzione pubblica, mi porta anche ad avere un ruolo, molte volte, perché nel mercato trovate degli ausili, no? Quindi anche delle carrozzine che magari all'estero sono vendute, e voi siete in grado di portarle in Italia e di avviare tutto il percorso di certificazione per poterla rendere utilizzabile per una persona italiana, ad esempio? Ma questo è un aspetto molto importante. Noi, la nostra equipe, il centro protesi, è molto attenta alle evoluzioni del settore e quando le percepisce fa in modo di rendere disponibile questi ausili anche per i nostri assistiti. Ecco. Un buon esempio, ad esempio, è proprio la carrozzina a quattro ruote motrici, la carrozzina elettrica a quattro ruote motrici, che ci sono sviluppi fatti in Finlandia e in Canada, molto interessanti, e diciamo che noi ci siamo fatti promotori per avere questi ausili anche in Italia, ecco. E questo è un aspetto molto importante, ecco. Sempre nell'ottica della massima autonomia possibile, ecco. E quando dico così intendo a 360 gradi, quindi la carrozzina la devo guidare, possibilmente devo costruire la mobilità in orizzontale della persona, perché a volte è più facile guidare una macchina che entrare all'interno dell'automobile. Gli spostamenti, quindi ecco, è quello che noi chiamiamo un po' la presa in carico della persona. Questo è, se noi riusciamo a fare questo, quindi a prendere in carico la persona e capire i suoi bisogni e dare soddisfazione ai suoi bisogni, abbiamo fatto un successo. Io ho preso una base autobilanciante Segway, conosciuto ormai da circa 12 anni nel mondo, però si guida in piedi. E io mi sono domandato se è in sicurezza per una persona in piedi, perché non poteva esserlo per una persona seduta. Avevo fatto un po' di anni fa qualche ricerca su internet per vedere se al mondo esisteva qualcosa di simile, ma non ho trovato niente di professionale o niente di acquistabile, quindi mi sono messo a pensare come modificarlo. È nato un primo prototipo qualche anno fa. Poi l'ho evoluto, ho capito che effettivamente avere due ruote può cambiare la mobilità di una persona in sede a rotelle, perché apre uno scenario completamente diverso per spostarsi. Nasce dalla necessità, io sono paraplegico ormai da quasi 20 anni e quindi sono sempre stato alla ricerca di mezzi che mi potessero rendere più autonomo e più efficiente. Bisogna capire quali sono le disabilità atte a usarle e quali no. E qui il centro ci sta dando una grande mano per fare questa griglia di accesso e un protocollo di uso di genere. E ci mettiamo a ballare, con Paolo mi mette a ballare, no? Cosa che con questa qui minimo un arto ce l'ho vincolata. Per me l'aspetto di fondamentale importanza è che questo è prima di tutto innovativo, mi dà quella sensazione, ma questo è un feeling personale, poi dopo aggiungiamo magari gli aspetti un po' più scientifici, mi dà quella sensazione di libertà che una carrozzina a volte non riesce a dare, e questo è legato anche proprio alla struttura. E l'altro passaggio è che è un ausilio attivo, quindi mi costringe a fare dei movimenti, e questo per me è importante, perché spesso chi è in carrozzina ha un ruolo
abbastanza passivo. Io sto magari in questa, vuoi perché magari non lo posso fare, vuoi perché non lo voglio fare, ecco, è un ruolo più passivo. Con questo qui invece sono costretto a essere parte integrante dell'ausilio e muovermi.